Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Androlink 91 su Yo-Kai Watch 3. Cerchiamo di scoprire cos'è successo a Dukesville. Ragazzi, fate attenzione. Ribello, qui c'è un'ora strana. Non mi piace la cosa, non mi piace affatto. Ehehei! Letale! Vi ho attirati esattamente dove volevo. Forse siete riusciti a liberarvi di me per un po', ma sono tornato più letale di prima. Blather, la situazione non mi piace per niente. Sally, vuoi sapere cosa ne penso? A meno che tu non voglia dire scappiamo, non mi interessa. Ti sembra il momento di blaterare a Vanvera come il tuo solito? Valutando la situazione, direi che le nostre possibilità di sopravvivere sono... Preparatevi al mio potere letale! Non penso proprio. Che ficcanaso. Ma sul più bello, non ci scapperai così facilmente. Presto, inseguiamolo. Andiamo. So già dove si trova, anche comunque sia il gioco, poi te lo dice. C'è la bandierina su tutto. Loro pure. Cosa c'è che non va? Non capite come possa essere possibile tutto ciò? Aspetta un po', ma Jane che ci dice se io ora le parlo? Siete tutti ok? Ok, sì. Ci siamo tutti quanti a posto. C'è la battaglia ora contro Letalio, mister chi è? Che poi si trasforma in Letalio. Colpi nascosti, ma come ho detto, a fine gioco non è ancora il momento. E buono. C'è altro qui dietro, magari si generano campi strani di luccicanza, nulla. Allora andiamo a parlare con Mr. Kia. Però, oh, ribello, ha una bella sgnacchera, Che mocciosi irritanti. Ti ridurrò in poltiglia. Ribello, combattiamo con te. Ok, ma non mi intralciate. E ribello, posso capire che tu hai tanti anni di esperienza, ma io anche ho meno anni di esperienza di te. Credimi, sono molto forte. Stavo cercando un benino più adatto, ma nulla. Come al solito. Io aspetterei un attimo ad andare con l'Energimax, perché se lui me lo carica in fretta, cosa che non credo accadrà. Ok, niente. Mi ha incantato, ma non fa nulla. I soldi, beh. Sai che me ne importa i soldi. Però purifico perché serve per i punti. Dai. Fuori con i numeri 1. E mi fa male. Gira, 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 gira come una trottola. Pronti. Eccolo che prepara anche lui. Chi forza. Va bene. Mi tocca un attimino. Allora, vediamo un po' che posso fare. Perfetto, attacca lì, non lo sposta, meno male. Gibanian è pronto. Vai, caricato. Distruzione letale. Oddio, questo qual è quello che cambia? Ok, non penso cambi. Intanto vado con la pistola. Vai, Leon Guista, ci mettiamo. Almeno gli levo quei pochi punti che gli sono rimasti. Ah, non prendo alto per poco. Mannaggia. Accidenti. Ah. Non è molto, ma almeno gli ho fatto qualcosina. E dai. Preciso. Perfetto, ragazzi, dai che va bene, dai che va bene così. Ma sì, andiamo con Gibania intanto. Oh, va, che sto facendo? Ma stavo badando che era quello da unire tutte quante le sfere.
Oh, porca miseria. Ah. A parte qualche incanto, non sta facendo chissà quali grandi danni, Anzi, proprio per niente. Tranne, sapete che c'è? Devo ricaricare il mio amichetto qua dietro, Sobron. Che magari facciamo entrare anche lui in azione al secondo turno. Ci vediamo fuori. Sempre così dici, però non ci vediamo mai fuori. Mannaggia a te! Dai, però. Grazie. Fare il tuo meglio. Non serve, credimi. Ottimo, ottimo. Ok, finiamolo un attimino velocemente, ragazzi. Basterebbe un attacco, Si trasforma. Velocemente, per favore. Ci mette un bel po' a trasformarsi, Ma mette sta musichetta con l'Etalio, non capisco perché. Non è che faccia più paura l'Etalio, è sempre una mezza pippa. Mo ti becchi grandissimi danni. Anzi, sì, ci vuole invece, vai, così aumenta le statistiche degli alleati, che cosa ho detto, sono atei, non sono religiosi, ok, dai, ok, l'ha ritirato, ma se l'occhio è chiuso non serve a nulla. Però con pochissimo tempo. Ma tutti quanti? Ma tu sei proprio un pezzettino di pezzo, Su, quanto ci vuole qua? Dai, che non ce la fai, Gibanyan, ce la faccio! Vai con la pistola, spostato Gibanyan e pistolettata. Woohoo! Ragazzi, lo distruggiamo velocemente ora. Dopo tutte quante le volte che ci abbiamo combattuto contro. Mi stupirebbe il contrario. Non ce la faccio con la pistola per poco. Ah! Davvero di poco. Gibanyan Energy, ma sto già caricato. No, Gibanyan è velocissimo a caricare l'Energy Max. Com'è possibile? Anche insulato già è pronto di nuovo. No, vabbè, becco così. Oh yes. Oh yeah. Anche questa è fatta. Ehi. Insomma, i punti servono, però ne servivano un pochino di più per salire di livello. Un paio di lotte contro gli yokai che troviamo in giro per il gioco. Penso che ce la facciamo a salire di livello tutti quanti. Dai un bel cazzottone. Smamma! Danno letale. Non finisce qui, sappiatelo! Mo arriva il bello, ragazzi. Geniale, abbiamo vinto!
Grazie, ribello. Sei stato mitico. Ah. Piccolo bello, stai bene, dolcezza? Jane. Certo, non preoccuparti, Jane. Wow, che combattimento da vero eroe. Eccola, va. Ma perché ho scelto lei? Ora me ne pento. Però è uscita lei sulla conta, che devo fare? L'hai proprio fatta vedere, hai davvero un grande potenziale. Potevo usare la ruota online. Dannazione, no. Se facevo la ruota, poteva anche uscire l'altro, nuvola azzurra. Accidenti. Davvero? Sì. Vorrei che ti unissi a noi e che diventassi un eroe yokai. Io? Un eroe yokai? Proprio così. Siamo sulle tracce di un UFO al momento. Un combattente come te ci farebbe comodo. Ma sappi che affronterai dure battaglie. Se ti unirai a noi potresti non tornare a casa per molto tempo. Piccolo bello. Sì. Posso avere un po' di tempo per pensarci? Va bene, ma faccelo sapere il prima possibile, ok? E vabbè, me lo farà sapere. Oh, perché proprio ora che ho appena ritrovato Jane? Mi chiedo cosa ne pensa a tal proposito. Però sarebbe bello reclutare Ribello, no? Perché guardano qua se non c'è niente? Jane? Jane? Lasciare che Ribello parte e ti lasci di nuovo? Beh, non è che Ribello l'ha lasciata. Ribello non l'ha mai lasciata. È lei che si è scordata. Poi, oltretutto. Quindi non è neanche che l'ha fatta apposta. Penso di aver deciso. Jane? Presto, andiamo da lei. Ma c'era questa parte in Sushi, no? Io mi ricordo che in Sushi era un po' diversa la cosa. Spero che stiano bene. Rilassati, staranno bene. Naturalmente, andiamo a controllare. Non riesco a credere a quanto sei diventato forte. Mi sono allenato tutti i giorni. È fantastico che tu possa diventare un vero supereroe. Che succede, dolcezza? Non sarei preoccupato per me, vero? Perché dovrei? Oh, stai piangendo, dolcezza? Io starò bene, non preoccuparti. Ora vai e non voltarti. Stava lì lei, pronta? Allora, hai preso una decisione? Sì, voglio unirmi a voi e mostrarvi il mio vero potere. Ottima scelta. Andiamo! Non dirmi che vola anche lui? A quanto pare se sei un supereroe puoi volare. Tranne Batman che può solo planare. Abbi cura di te, piccolo bello! Penso di sapere come si sente. Oh, è così commovente. Bene, immagino sia tutto. So davvero come ringraziarvi per il vostro aiuto. Oh, è stato un piacere. Sarete stanchissimi. Perché non vi fermate a dormire a Dukesville stanotte? Penso proprio che accetteremo l'offerta. Andiamo in albergo. Ma se prima facciamo la missione dell'elicottero e poi vediamo come si svolge il resto del capitolo? Perché oramai il capitolo è finito, ragazzi. Manca solo, appunto, che andiamo a dormire, accade l'evento e poi finisce, credo. Perché non è male come capitolo, è molto interessante. Stiamo volando! Sto bene, non è vero! Ma no, pensavo che andasse da solo per un attimo. Ok, dobbiamo arrivare lì, in quel punto. Al momento non penso che troviamo caramelle sulla strada, quindi... quindi non possiamo aiutarci... aiutarci ad aiutarmi con non so cosa... Ah, abbiamo trovato una caramella? Come? Mi sa che non ce la faccio. Ti faccio venire il mal d'aria, va? Va bene? Vuoi atterrare? Certo. No, sto bene. Ok, calmati. Troppe volte hai detto no, non sto bene. Tutte insieme. Mi sa che non mi sento molto bene. Ero così emozionato che mi è totalmente passato di mente. Ma la specialità di cetosi è provocare mal d'aria. La mia testa e il mio pancino. Scusate. E qua vomitano tutti, però. Dai.
La cosa buona è che non mi vengono i conati di vomito se vedo un altro vomitare, quindi sto a posto. Uff, non proprio. Ah, ora mi sento meglio. Scusatemi. Devo dire che nonostante la tua situazione stai facendo un ottimo lavoro. Di solito prendo delle caramelle curative, ma oggi me le sono dimenticate. Non mi sembrava, ce l'avevi una. Comunque non mi sento così male. No, un attimo. Insomma, senza le caramelle curative queste gite in elicottero non sono fattibili. Ho un amico allo Spettro Market, il signor Z. Il signor Z è un tipo schizzinoso, ma è anche molto amichevole. Lo trovate nel retro dello Spettro Market. Potete chiedere a lui le caramelle. Vi prego, altrimenti non riusciremo ad andare da nessuna parte. Cielo, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo prendere quelle caramelle. Ok, ci pensiamo noi. Grazie. Ah, dimenticavo, il signor Z lavora solo... Z, Z, non lo so, poi vedremo. Lavora solo di notte, lo troverete solo se andate lì a notte fonda. Ma quel posto di notte è pieno di zombie. Infatti, signor Z, zombie. È vero, mi chiedo chi mai lavorerebbe fianco a fianco con degli zombie. E infatti sì. Vai allo Spettro Market di notte, ma non per forza. Io volevo giusto vedere se potevamo fare... tutta quanta la missione in una volta sola, ma a quanto pare non è possibile. Dai, cavallino, o caschi. Va bene. Entriamo in città come delle furie. Oh yeah! Ci pensiamo domani, dai. Pa, 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 pa. Chi è? Sembrava un urlo. Un urlo. Proveniva dalla chiesa. La chiesa! È dove abbiamo sconfitto quel mostro! Non mi piace per niente. Sarà meglio andare subito a vedere. Ah, quindi ora si svolge la parte del rapimento alieno. E ti torna a casa. Signora, è stata lei a urlare? Ho sentito un rumore assordante. Quando ho controllato ho visto una shadow really scary. Ma shadow in inglese è maschile, quindi... Cosa caspita può essere stato? Per me c'è qualcosa che non va. Ehi! È Steve Jobs! Ehi, ma non è! Finalmente ho scoperto la verità! Steve Jobs! Tutto coincide! Ma è... Quella canaglia è tornata! Troppo tardi! Lasciate che vi spieghi! Il nostro capo è tornato! Bene, però stai calmino! E ti ha telefonato a casa! Finalmente! Finalmente è giunto il momento! Eccellente! 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 Ok. È un po' su di giro, ma posso capirlo. Colpo letale! Baciamo le mani! Vada, Peng! Dai, quanto tempo è passato? Esattamente 555 anni, capo. 555 anni in cui ho atteso pazientemente. 555 anni per accrescere il mio potere. Ora è momento di riprendermi ciò che mi spetta e realizzare i miei sogni. Ci ravvegliamo tutto quello che ho nostro. Bene. Vediamo che ci aspetta. Torniamo con Luna finalmente. Avete visto questo articolo di giornale? L'UFO che abbiamo scoperto sta creando scompiglio. Se ne sono accorti anche nel mondo umano. Che cosa? Siamo alle battute finali. E noi cosa possiamo fare? C'è solo una soluzione. Tutti a New Yokai City. Overdian. Capitolo 9. La dunata degli eroi alla difesa di New Yokai City. Tutti insieme, ce la possiamo fare! Il tizio del tamburo, sì. Mo' c'è il tizio dei tamburi da affrontare. Camminerà su Goro. Beh, insomma, lo yokai è abbastanza interessante. Infatti, la prima volta che l'ho affrontato ero rimasto affascinato dal fatto che continuasse a battere sui tamburi come non ci fosse un domani finché non iniziavi la battaglia. È davvero un boss... facile. Non è particolarmente difficile. È più difficile di Letalio, però... Letalio e Mr. Kie sono due yokai abbastanza facili. Infatti a livello 30 l'ho sconfitti senza problemi. Ad ogni modo, questo video termina qui, Kuj.
E domani appunto inizieremo il nuovo capitolo, il capitolo 9, e andremo a New Yokai City, sarà fantastico. Ogni capitolo di Yokai Watch è sempre migliore al precedente. Preferisco più il nono capitolo che il decimo, sinceramente. Il decimo, me lo ricordo, è un po' una ripetizione di tutto quello che abbiamo fatto nei capitoli precedenti, e quindi un po' viene a noia. Però invece il nono è davvero bello. Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!